Di 4W Marketplace, Roberto Barberis. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao caro, welcome on stage. E il Chief Product and Technology Officer di 4W Marketplace, Roberto Bassani. Ciao Roberto. Allora, prima ho presentato. Come vi chiamo? Roberto 1, Roberto? Roberto B? Ah no, siete entrambi B. È difficile. Non posso neanche chiamare Roberto Ba 1 perché siete entrambi, cioè è un disastro. Bare Roberto 1, bass, Roberto. bare bass. Mi chiamo Roberto di qua, o Roberto sarai tu, va bene. Va bene. E prima presentavo Roberto Barberis a una persona e ti ho presentato orrendamente dicendo Roberto è il fratello di Paolo Barberis. No, sono orgoglioso di questa cosa, Che però visto che un parente famoso celebre, c'è, voglio qua, dire. esatto. Però la verità, Roberto, forse tu sei una delle prime persone che io ho conosciuto a un evento IAB in epoche non sospette, Assolutamente. tanti, tanti anni fa, insomma. Va bene, allora. Data la mia età, effettivamente, sono Siamo anni, voglio dire. da, Essendo sopra i 50, datati, è datati, datata. datati, ma insomma è importante perché almeno uno ha visto questo mondo come si è Sì. sviluppato, no? Voi siete arrivati da un paio d'anni adesso sul mercato? E allora, diciamo che diciamo, l'acquisto da parte di 4W, diciamo, del compendio della società Simply è avvenuto il 30 giugno del 2015. Ok. Quindi, diciamo, è un anno e qualche mese che siamo assieme. Diciamo che è stata una cosa che l'abbiamo cercata, diciamo, nell'anno precedente. Era comunque volontà di entrambe le parti di poter aggregare due ad network, che diciamo la 4W che lavorava in un mercato native e Simply che ha sempre lavorato su un prodotto in pagina, però legato al mondo della display e del video. E quindi abbiamo pensato che innanzitutto un'aggregazione fosse importante per il mercato italiano, data la frammentazione che c'è stata negli ultimi anni, data, diciamo, la forte espansione della tecnologia. Per di più, diciamo, è un'aggregazione legata su base tecnologica, no? Io credo che abbiamo creato diciamo, un'aggregazione tecnologica, quindi una vera ad tech company, e lavoriamo totalmente su piattaforma tecnologica nostra, di proprietà, quindi siamo nel cuore del sistema dell'offerta come della domanda. E con questo, diciamo, acquisto e quindi con l'incorporazione di Simply all'interno di 4W, abbiamo creato il primo ad network italiano con 7 miliardi di impression mese e il 70% dell'audience e più di 12.500 publisher iscritti alla nostra piattaforma. Questa è una realtà già importante, italiano. E poi italiana. non voglio dire che paga le tasse in Italia, perché questo era Questa è stamattina, facile. voglio dire, era facile, voglio dire. L'integrazione poi insomma, non è mai facile, no? Nel momento in cui integri poi c'è un lavoro non da sottovalutare. Il mercato come lo vedete in questo momento, diciamo, proprio come fotografia? Sicuramente il mercato dal nostro punto di vista lo vediamo bene, perché diciamo, il perimetro societario che abbiamo creato è un perimetro che lavora su tre linee di prodotto, che una è il native, l'altra è la display, l'altra è la parte, diciamo, di video, quindi ad network video, quindi forte capacità di penetrazione sul mercato. Sicuramente gli OTT la fanno da padroni, in questo momento stanno comunque continuando a crescere, mentre il perimetro FCP, comunque, o i dati comunque che possiamo vedere noi direttamente, sono stabili, se non leggermente negativi. Quello che dobbiamo fare è che lo sforzo che dobbiamo fare, che faremo nei prossimi anni, è quello di dare massima visibilità al nostro prodotto. Diciamo che c'è una forte capacità da parte nostra nell'acquisizione del mondo publisher, quindi un automatismo completo, mentre sulla parte, diciamo, di vendita, sulla parte della domanda, siamo molto più lenti. Quindi non abbiamo una vera vetrina sul mondo, diciamo, digital, della comunicazione digitale, quindi diciamo, c'è un forte sforzo per far vedere la domanda, ma se la domanda ci fosse la possibilità di venderla in maniera più automatizzata, più diretta,
diciamo, più autonoma da parte di chi deve comprarla, questo sarebbe un bel passo avanti per la nostra crescita, ma la crescita stessa del mercato. E cosa può fare la differenza secondo te? La differenza è sempre la tecnologia, quindi lavorare intorno alla tecnologia per rendere il business scalabile, no? Scalabile e penetrabile sulle piccole e medie imprese italiane, oltre che sulle grandi, dove effettivamente siamo già fortemente posizionati tramite agenzie e centri media, ma diciamo che l'allargamento della visibilità sarà comunque sicuramente per il mercato stesso un fenomeno di allargamento della capacità di raccolta. Chiaro. Roberto Bassani, concordi, diciamo, tecnologia come elemento sì, chiaro? Certo, noi siamo in un certo senso aggregatori di tecnologia dal punto di vista, per esempio, della domanda. Noi siamo interconnessi a tutte le piattaforme, quindi qualsiasi diamo accessibilità alla domanda in vari modi, oltre che avere un modello di vendita diretta sia in self-provisioning che in garantito. Senti, come formati video? Sì. Quali sono i formati video che funzionano di più, i più interessanti, quelli più apprezzati, quelli che riscuotono più successo? Allora, per nostra esperienza diretta, al momento, malgrado tutto, ancora il pre-roll è quello che risulta maggiormente accettabile da parte dell'utente. Credo sia abbastanza intuibile anche capire il motivo, perché è molto... viene diciamo, perché lo puoi saltare. No. No, non solo che lo puoi saltare, viene percepito come lo spot televisivo e in qualche modo fa scattare quella leva di do-des tra contenuto e spot pubblicitario che giustifica la presenza dello spot pubblicitario. Quindi il fatto che un utente debba, diciamo, assorbirsi uno spot pubblicitario è legato al contenuto successivo. Quindi questo sicuramente è un passaggio importante. Come è stato detto prima, non dobbiamo neanche sottovalutare che ad oggi gli utenti hanno un'arma che è l'adblock per dimostrare il loro gradimento rispetto al messaggio pubblicitario, quindi conviene secondo noi lavorare in un'area di confidenza con l'utente che ne salvaguardi la user experience. E il programmatic in tutto questo, Roberto, come si posiziona, come si colloca? Ma il programmatic è sicuramente un elemento importante, voglio dire, perché dà capacità a una distribuzione della domanda, voglio dire, su più piattaforme, quindi dà la possibilità a una dei network come il nostro di avere maggiore capacità di vendita. La struttura per dare maggiore capacità di vendita è quella, ripeto, di avere tecnologia proprietaria, di avere una forte capacità di raccolta dei publisher. La forte capacità di raccolta dei publisher ti permette, voglio dire, di poter dialogare con loro, di poter avere un apporto diretto, e questo aiuta sicuramente tutto il comparto del programmatico a salire, quindi diciamo a fare attività, e dà la possibilità al piccolo e medio imprenditore editoriale italiano, quindi al piccolo e medio editore, di poter entrare in contatto e di poter vendere il proprio spazio direttamente ai brand che stanno all'interno e che acquistano tramite il programmatico. Quindi il nostro è un service nei confronti dell'editore per portare poi spazi, per portare audience, extension audience all'interno del mondo, diciamo, dei grandi clienti. Sentite, quando si parla di pubblicità, uno, soprattutto in queste sedi Yab, si dà per scontato che si crei una pubblicità bella, carina, figa, interessante. Però spesso la pubblicità invece non lo è invasiva, e quindi non è il massimo della vita. Come lo vivete voi questo fenomeno? Noi, essendo una network, abbiamo i due principali stakeholder, che sono advertiser e publisher, che spesso hanno esigenze differenti. Quindi noi riceviamo spesso richieste di formati pubblicitari impattanti, che non sempre sono invasivi, ma spesso sono invasivi, e dall'altra parte l'editore invece, a tutela dei propri utenti, tendenzialmente cerca di un po' restio all'inserimento di questi formati impattanti. Quello che cerchiamo di fare è un'opera di education da entrambe le parti per cercare di trovare il giusto equilibrio tra le rispettive esigenze. Secondo noi un ottimo lavoro è stato svolto dallo Yab Global, ad esempio, con la definizione dei principi Lean, quindi la definizione dei principi base per la definizione dei formati, per cui, per esempio, una Lean, l'ultima lettera dell'acronimo, è non invasivo.
La prima è per esempio la pesantezza dei formati, soprattutto su device mobili, e soprattutto per formati video, si rischia di andare a cannibalizzare la trasmissione dati dell'utente senza neanche accorgersi. Quindi secondo me sono aspetti assolutamente importanti da tenere in considerazione, perché alla fine è l'utente finale quello che deve essere. Poi decide. Quindi diciamo, è vero, siamo partiti da tecnologia dicendo la tecnologia fa la differenza, però poi c'è una valutazione, diciamo, della persona, no? Alla fine la differenza la fa proprio... Sì, alla fine il destinatario finale della pubblicità è l'utente finale, quindi bisogna andare a intercettarlo in un modo corretto. Viceversa l'effetto è contrario. Bene. 30 secondi prima di chiudere, prossimi step, Roberto, che cosa vi aspetta 4W come prossime mosse? Altre acquisizioni? Parlavo ieri con, non posso dire il nome perché sennò, e dicevo, caspita, in effetti, cioè, no, sul mercato italiano ci sono tante adesso realtà che si possono acquisire in tanti settori e quindi è molto interessante. Poi giustamente mi diceva, è vero, però quando poi le compri e devi integrare è sempre una fatica, no? E quindi c'è anche questo aspetto poi da considerare. No, quali sono i prossimi... Diciamo che è un continuo consolidamento di quello che stiamo effettivamente, che abbiamo fatto nell'ultimo anno, perché questo deve assolutamente continuare. Dobbiamo, diciamo, lavorare sulla parte sicuramente di acquisizione publisher, dobbiamo avere una maggiore interazione col mondo editoriale, che è la nostra fonte, diciamo, la prima fonte, diciamo, il nostro petrolio da raffinare, diciamo, da cercare di portare poi presso gli investitori, e come dicevo prima, una maggiore capacità della visibilità della nostra offerta sul mercato, che c'è, ma deve essere sempre più raggiungibile da chiunque voglia fare investimenti all'interno di una ad network che copre in Italia una buona fetta di audience con un buon prodotto, e quindi avere la capacità di poter mostrare l'advertising a tutti quelli che sono i consumatori finali. Ottimo, ci fermiamo qui. Roberto Barberi, Roberto Bassani, 4W Marketplace. Grazie. Grazie ragazzi. Alla prossima. Ciao belli. Ciao Roberto, grazie.